Cosa ti piace della Rally di Monza? Ma lo spettacolo, la gente, il fatto di correre vicino agli appassionati. La gente, il divertimento, il casino. Terra o asfalto? Terra. Sempre solo terra. Il miglior pilota di rally di tutti i tempi? Leb è quello che ha vinto più mondiali, direi Leb. Leb, Sebastian. Due ruote motrici o quattro? Quattro. Quattro, quattro. Un suggerimento per migliorare la sicurezza nei rally? Scegliere bene le prove speciali, evitare gli impatti secchi e mettere le protezioni e le chicane dove serve. Prove speciali studiate ad hoc, allestite bene, con scrupolosità e soprattutto anche durante la gara devono essere presidiate da molti commissari. L'avversario che temi di più a Rally di Monza? Rossetti Albertini. Chi temo io? Paolo Andreucci. Litigate spesso durante un weekend di gara? Mai. Se fosse per me, quasi sempre, però io sono brava, quindi non litighiamo mai. Un pregio e difetto di Paolo Andreucci? Difetti, bisognerebbe star qui un bel po'. Pregi, beh, la costanza, direi, la voglia di continuare. Difetti, che sopportarmi è dura. Pregio, che va forte in macchina. Difetti, tutto il resto. Cosa manca ai piloti italiani per emergere a livello internazionale? Beh, più che altro ci sono stati gli anni facili della Lancia e della Fiat e poi tutto l'ambiente si è seduto. Sicuramente senza una casa è più difficile, sicuramente spero che la federazione in futuro faccia sempre di più. E i giovani devono prepararsi con una mentalità più da professionisti e soprattutto saper guidare sulla terra. Il miglior giovane talento italiano al momento? Albertini. Stefano Albertini. Cosa ne pensi di Valentino Rossi come pilota di rally? Come al solito è un fenomeno anche nel rally. È uno che su due ruote va fortissimo, è il Leb delle due ruote, ma anche su quattro, se avesse iniziato prima, sarebbe stato sicuramente un campione. Cosa non ti piace del rally di Monza? È troppo... poche curve, in sostanza. È bello tutto, però le prove speciali di rally sono un'altra cosa. La macchina da rally ambita e mai raggiunta? Ma forse le gruppo B in gara erano macchine eccezionali. Ho avuto il piacere di provarla dopo, per cui è stata una grande soddisfazione. Beh, mi sarebbe piaciuto l'S4, però adesso avrei anche qualche anno in più, per cui dico l'R5, che spero arriverà. Se non ci fosse stata Anna, che navigatore avresti voluto avere al tuo fianco? Maschio, probabilmente. E tu, e Anna? Che pilota? Leb, però avrei dovuto imparare il francese, magari poi lui mi faceva anche scendere. Programma TV preferito? Dai, lo so io. Ah, di Simpson, cacchio. Simpson, alla grande, Homer Forever. Io, vabbè, i Simpson perché sono costretta a guardarli, per lui, se no io Fox Crime, tutto quello che passa da lì. Cantante preferito? Vasco. Vasco Rossi. Come l'hai conquistata? Col tempo, con calma. Andando forte in macchina. Un segreto su di Anna e Anna un segreto su di Paolo. Beh, lei la calma, la pacatezza e... È un po' paranoico a volte. Qual è il vostro pensiero appena vi svegliate la mattina in un weekend agonistico? Ah, è il meteo. Oddio, chissà che gomme si sceglie questa gara. Quanto contano le ricognizioni pre-gara e esiste una nota che usate solo voi? Le ricognizioni sono molto importanti, soprattutto ora che sono pochi passaggi. La nota probabilmente è il clap, che è
Sasso in Friulano? Beh, le ricognizioni contano tanto, soprattutto quando la prova è nuova, sono due o tre passaggi e quindi sono fondamentali. Note che usiamo solo noi, zanella, clap. Vi è mai capitato di svegliarvi una mattina con la voglia di dire basta? No, se si tratta di avvenimenti sportivi. Purtroppo, ecco, certe volte sono successe delle cose al di fuori delle gare che, insomma, lasciano il segno. Tutte le mattine e tutte le sere dico non vedo l'ora di risalirci, per cui è sempre una lotta. Ma un baby Paolino quando arriva? Porca voi, ragazzi. Chi è che fa? Stiamo provando, ma non so mamma, se sono perché? Molto buona. Basta che risponda non lui, so. Perché io, se fosse per me, anche domani. Non riesco a capire, capito, il funzionamento. Ultima domanda, qual è il ricordo più bello e quello più brutto che avete da 207? Più bello, sicuramente, cioè il primo campionato vinto è stato bello perché è stato comunque sofferto, era una scommessa. Più brutto, quest'anno non c'era la gara, una gara di Lucca e... Sono stati i momenti non per la 207 ma per altro e sono stati brutti. Più bello ogni gara vinta, per cui anche la settimana scorsa. E più brutto, quest'anno ci sono state due gare veramente terribili, e per cui anche per la 207 sono stati momenti brutti.